Di che cosa siete stato accusato? Di bigamia, onorevole. Ah, bigamo, tu saresti bigamo. Ma no, io onorevole. Figliolo, caro De Blasi, chi di noi non è un po' bigamo? Sembrava certe scene fossero destinate a rimanere nei film o quantomeno legate a paesi esotici. Invece anche la marca ora si trova a fare i conti con la poligamia. La questura di Treviso ha infatti denunciato un quarantenne originario del Senegal accusato di aver tentato di far arrivare in Italia tre mogli. Il problema è sotto la lente di ingrandimento dell'ufficio immigrazione della questura trevigiana da tempo. Nel paese d'origine dell'uomo la poligamia non è un istituto vietato e lui ha contratto tre matrimoni. I problemi sono nati all'arrivo in Italia della seconda moglie. Nella maggior parte dei casi, per regolarizzare le consorti, viene fatta richiesta di emersione badante. Nonostante lo stratagemma, il caso è venuto comunque alla luce e per l'uomo sono cominciati i guai. Ha tentato in tutti i modi di regolarizzare sul territorio queste sue spose con le quali ha contratto matrimonio in Senegal. Evidentemente scoperta, una volta che è venuta alla luce la situazione, abbiamo comunque rigettato le richieste di permesso di soggiorno. L'uomo, che vive con i figli avuti da due dei tre matrimoni e con una delle tre mogli, si è visto respingere le domande per regolarizzare le altre due consorti. Abbiamo rigettato la seconda richiesta di permesso di soggiorno perché altrimenti di fatto avremmo legittimato l'istituto della poligamia nel nostro ordinamento. Il criterio, spiega la questura, è quello di consentire una sola regolarizzazione e di impedire sistematicamente gli altri tentativi.